What a crowd. Buonasera a tutti, benvenuti. Insieme a voi diamo il benvenuto all'ospite di oggi, che è Marcello Figueras, di Buenos Aires, scrittore, sceneggiatore, giornalista. Di lui presentiamo oggi Kamchatka, che è nato come una sceneggiatura e poi si è trasformato in libro. Ma di questo vi parleranno meglio d'autore, insieme a Giorgio Gizzi, che è da sempre nel mondo editoriale, nel mondo dei prodotti culturali, libraio, direttore di libreria, in questo momento è consulente per alcune sigle editoriali e distributive, ed è anche conduttore di programmi su libri. Con lui è Egle Mugno, che si occupa di sceneggiatura per la Warner e poi ha molte vite parallele, è difficile riassumerla, comunque si occupa molto anche di cinema, di libri, recensisce anche libri, e quindi passo la parola a Giorgio Gizzi. Grazie Elisabetta Cilenti, grazie a voi di essere intervenuti e soprattutto a Marcello Figueras che è qui. Allora, pochi minuti per dire qualcosa sulla mia presenza su questo palco in questa sede. Alcuni di voi sorridono perché sanno che ho lavorato e anche in posizioni abbastanza importanti all'interno dei Feltrinelli. Sono qui stasera soprattutto perché, come libraio e come lettore soprattutto, ho particolarmente amato questo libro. E davvero, non è una frase fatta, non riusciamo a staccarcene, non riusciamo a non consigliarlo. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico qui, che i libri purtroppo hanno all'interno delle librerie una vita sempre più breve. Sono spesso destinati a far posto ad altri libri che li scalzano dai banconi o dagli scaffali delle librerie. Nelle librerie invece, dove c'è un libraio che ha amato particolarmente un libro, quel libro resta e il libraio riesce a veicolarlo presso una nuova platea di lettori. Noi, la mia compagna e socia, i miei collaboratori, non riusciamo davvero a privarci della compagnia di Harry, del nano e di tutti i protagonisti di questo libro che voi o conoscete o spero conoscerete presto. Volevo fare una prima domanda a Marcello, che intanto sorride, spero che abbia capito almeno un quarto di quello che sono andato dicendo. Metà, perfetto, mi tranquillizza. Volevo sapere da te, come cittadino argentino prima e come scrittore poi, pensi che la vicenda dei Desaparecidos sia stata affrontata degnamente o sia stata oggetto di rimozione? In a political way or through art? In both? Entrambi mo- in both. Well, first of all, I'm very happy to be here, and I thank you all for being here. You're going to need this. I'm really ashamed to be speaking in English because my nana's name was Rossi, and my mother studied at the Dante Alighieri for, I don't know, 7 years or something like that. So all the time there were around books and notebooks written in Italian, but I don't want to destroy your beautiful language trying to speak in Italian. So, Spanish. So excuse me if I don't speak in Italian, which is a language that I love very much. Beh, prima di tutto voglio dire che sono molto felice di essere qui e vi ringrazio per l'invito.
E sono un po' imbarazzato a parlare inglese, anche perché mia nonna faceva di cognome Rossi e mia madre ha studiato 7 anni alla Dante Alighieri, quindi in casa nostra c'erano sempre libri in inglese, in italiano, e infatti insomma un po' lo parlo, però insomma non me la sento di distruggere questa vostra bellissima lingua parlando italiano, insomma, quindi scusate se parlo inglese. So going to your question, when I wrote Kamchatka, it was a very desperate time for me as an Argentinian, because at that time we've had as president for 2 consecutive terms a guy called Menem, who first he ruined Argentina, plain and simple, and secondly he wrote a couple of laws that meant whole amnesty and so impunity for all the criminals that killed thousands of people during the military regime. Per rispondere alla tua domanda, ho iniziato a scrivere questo libro in un momento in cui, come argentino, vivevo un momento di grande disperazione, e al tempo stavamo al secondo mandato di un presidente che si chiamava Menem, che in primo luogo ha distrutto l'Argentina e in secondo luogo, come se questo non bastasse, ha anche introdotto una serie di leggi che di fatto hanno offerto l'amnistia e quindi l'impunità a personaggi che avevano ucciso migliaia e migliaia di persone durante la dittatura militare. It is true that during the 80s, that is immediately after the fall of the military regime, there has been many movies. Maybe some of you remember The Official Story, which won the Oscar of Foreign Picture in 80 something, and I don't remember the exact date. There were many pictures and novels that tried to deal with what it meant to have lived during these dark times, but most of them dealt with the subject in the same way, introducing the main characters as young people, militant, the sinistra, obviously, very innocent, very well-meaning, and being and clashing against this awful regime, and being kidnapped, tortured, and killed. So it became a kind of an exercise in torture, or because seeing each one of these films or reading these novels were always the same way of dealing with this matter. È vero che subito dopo la caduta del regime, negli anni Ottanta, sono usciti molti film e molti romanzi che trattavano il tema. C'è stato anche un film che ha vinto l'Oscar. Quindi effettivamente, e questi erano tutti film e romanzi che affrontavano cosa voleva dire aver vissuto in quel periodo, però diciamo che il tema era affrontato più o meno quasi sempre nella stessa maniera. I protagonisti erano quasi sempre dei ragazzi, giovani, militanti di sinistra che si battevano contro questo regime orrendo, che li torturava e poi in molti casi li uccideva. E quindi quel periodo è stato un po' quasi come una forma di tortura collettiva, insomma, perché ogni volta ci toccava ripercorrere queste vicende, sia nei film che nei romanzi. So at the end of the 90s we had this amnesty, and we had that no one wanted to listen or to read something about that, because they have been pummeled to death with this kind of story. But I felt the almost physical need to speak about what we have been through, because but I knew, I'm still sure about that, that we were far from with that. There was
so much that we have we had to think about that, and we try to process it was now we're talking about genocide, we are talking about the world soccer World Cup of 1978, we are talking about the Malvinas War in 82, where too many traumas, too many tragedies lived in a for all of us in a social way, not individual but as a nation, as a people. E quindi quello che è successo è che poi negli anni 90, dopo l'amnistia, la gente non voleva più sapere niente di quel periodo, perché veramente ne avevano avuto fin sopra la testa nel decennio precedente, e quindi c'è stato effettivamente in quel periodo un po' un processo di rimozione. Però per quanto mi riguarda, ho sentito un bisogno quasi fisico di raccontare, di descrivere quello che era successo, perché sapevo dentro di me che non avevamo elaborato del tutto il lutto, avevamo ancora molto da processare su quello che era successo, ed è comprensibile, insomma, qui stiamo parlando di un vero e proprio genocidio che poi si mescola con tanti altri eventi storici che hanno coinvolto tutti gli argentini. Parliamo dei mondiali del 78, della guerra delle Malvinas dell'82, insomma si è trattato di un trauma enorme che abbiamo tutti vissuto collettivamente come nazione e come popolo. So to finally answer your question, when I wrote Kamchatka, I felt the whole subject, the whole matter of what we have been through of the desaparecidos, I felt that it hasn't, that there have been very few artists that have made justice to the subject. Luckily, after Kamchatka, there have been many. And I would like to think, and I would like to dream that in a way Kamchatka played its little part in this, and now there's not only there are many artists that are dealing with this, but Argentina itself has changed. During the last 10 years, the whole thing has turned, and there are many, many killers that are in jail. There are many others that are being tried through justice. And we are not only dealing with the military, because that is a temptation, and that is a danger for Argentina to try to put all the blame on the military. The military would have not done what they did without lots of civilians that enabled them, that allowed them to do the horrid things that they have done. So now we are also trying civilians that have been accomplices, and that goes from priests that had been present during torture, trying to get information from the prisoners, to priests that gave their benediction to the guys that were going to throw these prisoners from a plane into the Rio de la Plata, to businessmen that not only won millions during the military regime, but also they betrayed their own workers and signaled them very Judas-like to the military in order for them to kidnap and kill them too. Quindi, per rispondere finalmente alla tua domanda, quando ho iniziato a scrivere Kamchatka, avevo l'impressione che gli artisti non fossero riusciti, non avessero ancora reso giustizia a quel periodo, a quello che era successo. E dopo Kamchatka, invece,
la situazione è cambiata, cioè ora mi sembra che molti artisti stiano trattando il tema e lo stiano facendo molto 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 bene, e mi piacerebbe pensare che Kamchatka ha giocato un piccolo ruolo nel portare questo cambiamento. E ovviamente non è solo il mondo degli artisti che è cambiato, ma è l'Argentina in sé che è cambiata. Insomma, in questi ultimi 10 anni ci sono stati degli sconquassamenti importanti, e abbiamo cominciato a mettere in prigione o sotto processo tanti assassini di quell'epoca, e non parlo solo di militari, perché è importante capire che non erano solo i militari ad essere coinvolti in quello che è successo. Loro, i militari, non sarebbero mai riusciti a commettere le atrocità che hanno commesso se non fossero stati aiutati da migliaia di civili che gli hanno permesso di fare quello che hanno fatto, e infatti ora stiamo mettendo sotto processo anche tanti civili, e tra questi vi sono preti che per esempio erano presenti quando i militanti venivano torturati e aiutavano i militari a estorcerli le informazioni, o che invece offrivano la benedizione ai militanti che venivano gettati nel Rio della Plata. Erano coinvolti uomini d'affari che hanno fatto milioni in quegli anni, hanno fatto grandi affari, e non solo, ma hanno anche tradito in molti casi i loro lavoratori, permettendo ai militari di rapirli. Grazie della risposta, che è stata veramente esauriente. Egle, permette, mi gioco una seconda domanda che è collegata a questa, poi te ne lascio due di seguito. Allora, tu Marcello eri un bambino quando accadevano le cose che Harry ha visto, ha percepito appena succedere nel libro. C'è sempre un momento nel quale la storia ci si rivela, ci fa diventare adulti, ci fa diventare grandi. Insomma, ognuno di noi è in grado, ad esempio, di ricordare dov'era quando le Torri Gemelle vennero attaccate. Per un italiano è abbastanza semplice ricordare dove fosse il giorno in cui arrivò la notizia del rapimento di Aldo Moro. Tu, quando hai avuto coscienza di quello che stava accadendo in Argentina per la prima volta? I think that there are clearly two moments. The first moment, it happened during the military regime. My situation was in a way very privileged. Why? Because my parents had no political activity or proclivity whatsoever. We didn't know any victims at all. So in a way, I was allowed to live in a bubble, like for me, in the everyday life, everything was just pretty much as it was before. Beh, ci sono due momenti che ricordo con chiarezza. Tanto per cominciare, c'è da dire che durante il regime io vivevo in una situazione privilegiata per molti versi, nel senso che i miei genitori non erano coinvolti in attività politiche di alcun tipo, e non conoscevamo direttamente nessuna vittima, e quindi vivevo in una sorta di bolla, e quindi, diciamo, per quanto mi riguarda non era cambiato tanto con l'avvento del regime per quanto riguardava la mia vita. But in spite of that, I lived in fear. I wasn't sure why, about the reasons, because I was not a guy who saw the TV news or read the newspapers, and my parents weren't always talking about politics or something like that. But even though I had no real information, I lived every day in a state of terror.
I always tell this to my daughters who are big now, to try to make them understand that as a teenager I never went to dance on the weekends because I was afraid to leave home. E però nonostante questo mi ricordo che vivevo in uno stato di paura e di terrore costante e non sapevo perché, e anche perché non è che guardassi la televisione o leggessi i giornali o che i miei genitori parlassero molto di politica, anzi non lo facevano quasi mai, quindi diciamo non ero soggetto quasi a nessuna informazione esterna su quello che stava avvenendo, però nonostante questo vivevo nel terrore e ne parlo spesso alle mie figlie, che ora sono grandi, e gli dico e gli spiego come da adolescente non andassi mai a ballare nei fine settimana perché avevo paura di uscire di casa. In the streets everything looked okay. That's part of the perversity of the regime, because they were very clever in order to try to keep all appearances of normality. But I smelled that. In a way, it was in the air. In some way, it was pure intuition, but I felt that in every grown-up I met with. And I knew, even though nobody told me about that, I was absolutely sure about who was the people that I should be aware of. And every time I saw a policeman coming down the street, I crossed the street because I was afraid of uniforms. Per strada era, cioè uno degli aspetti più perversi poi del regime militare era che erano stati molto bravi a mantenere un'apparenza di normalità. Quindi in realtà per strada sembrava tutto normale, non sembrava che fosse successo niente di particolare. E, però nonostante questo io riuscivo a percepire la morte, cioè c'era la morte nell'aria e percepivo la morte e la paura negli adulti che incontravo e ho sviluppato fin da piccolo come una sorta di sesto senso che mi diceva a quali personaggi dovevo stare attento. Per esempio mi ricordo che ogni volta che incontravo un poliziotto per strada cambiavo lato della strada perché avevo una paura innata e che al tempo non mi sapevo neanche spiegare nei confronti delle divise. So even though there was no information, everything was made on the hush hush, that's why the desaparecidos, that's why the kidnappings in the night, that's why the hidden concentration camps. Even though I say we have no information, I knew. And if I knew, and I was only a 14, very childish adolescent, but everybody knew. Quindi c'erano molte poche informazioni e anche per chi si fosse voluto informare, nel senso che appunto, come dicevo prima, il regime era molto bravo a tenere nascoste le sue attività. Per questo abbiamo avuto i desaparecidos, i rapimenti che avvenivano quasi sempre di notte, e i militanti che venivano nascosti nei campi di concentramento. E, però nonostante questo, nonostante questa assenza di informazioni, io sapevo quello che stava succedendo. E quindi oggi mi dico, se lo sapevo io che ero un ragazzino 14enne anche abbastanza infantile, è ovvio che tutti sapevano quello che stava succedendo. So the second moment came after the regime fell. The first democratic government after the dictatorship, the president was called Raul Alfonsín. He took the main guys, the guys that have been the juntas that ruled during that years, to court. Only them, but he took them. It wasn't everything, but it was something. So every day of
that trial. There were witnesses telling what they have endured. And what I remember is my mom's reaction. I remember the horror she felt. And I think she felt responsible in a way. Even though objectively she wasn't, she was just my mom. She was an ex-dentist. She had no political credo or work. But it was really difficult for her to believe that all that stuff has happened without her of any of us knowing it. Il secondo momento invece è avvenuto in seguito alla caduta del regime. E il presidente del primo governo democratico dopo il regime, che si chiamava Raul Alfonsin, ha messo sotto processo i leader della giunta militare, solo loro, nessun altro. Non era un granché, ma almeno era qualcosa. E mi ricordo che ogni giorno tutta la nazione seguiva il processo alla televisione, sui giornali, e quello che e ovviamente ascoltava le testimonianze dei sopravvissuti. E la cosa che mi ricordo, insomma, è che mi colpì più di qualunque altra cosa fu la reazione di mia madre nell'ascoltare queste testimonianze e l'orrore che mi ricordo provò e anche la responsabilità che lei sentiva di avere per quello che era successo, anche se ovviamente non era direttamente responsabile per nulla, insomma, cioè era semplicemente mia madre, una ex dentista che non aveva neanche mai partecipato attivamente in politica, però non riusciva a credere che tutto quello che sentiva fosse successo senza che lei o nessun altro ne sapesse niente. A few years later, she got sick with cancer and died very quickly. This is not very scientific as a diagnosis, but I'm always going to think that she died of guilt. There are many ways, but in this particular way, Kamchatka is for my mom. Qualche anno dopo mia madre si ammalò di tumore e morì molto molto rapidamente. E so che non è una diagnosi molto scientifica, però io sarò sempre convinto che è morta per il senso di colpa che si portava dentro ed è anche per questo che in fondo è per lei che ho scritto Kamchatka. Buonasera. Pochi minuti così lo lasciamo respirare. Marcello ha scritto che Kamchatka è stato un lavoro d'amore. Allora ormai sono 3 mesi che è uscito questo romanzo, abbiamo fatto tante presentazioni e quello che volevo sottolineare è che un po' qualcosa che ha a vedere
con l'amore anche il rapporto tra i lettori di questo romanzo e Kamchatka. Io credo che le persone non siano stupide. Credo che quando si trovano davanti qualcosa di onesto, di sincero, senza intellettualismi, qualcosa appunto che ha a vedere con le emozioni, le persone sappiano riconoscerlo e sappiano apprezzarlo. E credo che sia il caso di Kamchatka. Come accennava prima Giorgio, noi abbiamo questa famiglia, per chi l'ha letto, ma anche chi no, ormai insomma sarete degli esperti, questa famiglia che deve lasciare Buenos Aires. Di questa famiglia fanno la parte la mamma, chiamata La Roccia, Harry, il protagonista del libro, il padre e il nano, questo magnifico personaggio amato da tutti. Non so se voi vi ricordate, lo dissi anche la scorsa presentazione, quella frase del giovane Holden che dice che i suoi libri preferiti sono quelli che dopo averli letti vorresti conoscere i protagonisti, vorresti che fossero i tuoi migliori amici, vorresti chiamarli di notte, uscirci. Ecco, i personaggi di Kamchatka, a me personalmente, ma confrontandoci con tante altre persone, fanno questo effetto. La mia prima domanda era perché l'emozione e non la testa per scrivere Kamchatka? Hai più o meno risposto con la tua ultima con l'ultima risposta, Giorgio. Quindi ti chiederò, allora, Kamchatka ha una storia particolare. È un film prima di essere un romanzo. Tu sei anche uno sceneggiatore. I can answer that. Okay. Anyway, because okay. I think that there's something important that could be said about that. We in Argentina, we are supposed to be Latin people, hot-blooded, maybe easy to dance, to laugh, to seduce, but if you read most of our literature, you're not going to get that. I think it has to do with this kind of I don't know, complex we have, that we need to feel that we are not Latin Americans, that we are Europeans. And between the European tradition, we tend to lean on France. And most of our literature is thus very intellectual, very cerebral, even though if you don't know Rome and you go to Buenos Aires, you're not going to understand anything, because that's what we are. The first trip to Europe I made in 1986, I went to all the cold countries first. And I went to France, I went to England, I went to Germany, I went to Holland. And when I reached Rome, I thought, hey, I got back to Buenos Aires, and I... before time. You okay with that? No, voglio risponderti perché penso che ci sia qualcosa di importante da dire su quello che hai detto. E noi come argentini siamo considerati, no, un popolo latino, quindi un popolo dal sangue caldo, gente che ama ballare, che ama divertirsi. Però nella... Dalla nostra letteratura, dai nostri romanzi non si direbbe, perché i romanzi argentini sono molto cerebrali, sono molto intellettuali, e penso che questo abbia un po' a che fare con un complesso che abbiamo come nazione, ovvero questo bisogno che abbiamo sempre di dover dimostrare di non essere tanto latinoamericani quanto europei, e della tradizione europea quella che più ci ha influenzato è quella francese, e questo spiega perché i nostri romanzi sono così
sono così intellettuali e cerebrali. E, mi ricordo che sono venuto in Europa per la prima volta nel 1988 e sono partito prima dai paesi freddi, per cui ho fatto la Francia, l'Olanda, l'Inghilterra e solo in seguito sono arrivato a Roma. E la mia prima impressione è stata di essere arrivato a Buenos Aires, di essere arrivato a casa prima del previsto. There's a phrase by Italo Calvino that my friend Giovanni, whose birthday is today, by the way. That said, Giovanni, how was it that we Argentinian people, we are Italians that dress like Englishmen but speak in Spanish? C'è una frase di Calvino e la dedico al mio amico Giovanni che oggi festeggia il suo compleanno, che più o meno diceva, insomma, noi argentini siamo degli italiani che vestono come gli inglesi che vestono come gli inglesi ma parlano come gli spagnoli. Given the weight of that tradition that I felt myself, the two novels I wrote before Kamchatka, I think that they show in a way my efforts of trying to be at the same height, being a literature that is mainly intellectual, very cerebral, but Kamchatka was the novel that made me found my real voice and that allowed me, for many reasons, besides the one I've already told, to understand that I needed to let the emotion and the laughter and the feeling flow through my stories. E anch'io, diciamo, quando ho iniziato a scrivere non ero immune da questa, diciamo, da questo complesso. Anch'io sentivo il peso di questa tradizione. Infatti i miei primi due romanzi sono molto più cerebrali, sono molto più intellettuali. Anch'io cercavo di essere all'altezza di quella tradizione ma è solo con Kamchatka che ho trovato la mia vera voce. E per molte ragioni, oltre a quelle di cui ho parlato prima, ed è solo attraverso Kamchatka che sono riuscito a far veramente fluire attraverso il libro l'emozione, la gioia. Ok. Vado. Kamchatka nasce come un film. Tu sei anche uno sceneggiatore, hai scritto la sceneggiatura di questo bel film di Marcelo Pinheiro, però tu hai sentito l'esigenza di scriverne poi un romanzo. Volevo sapere com'era stato il passaggio dalla sceneggiatura alla stesura del romanzo. Avevo letto, sentito in un'intervista su internet che avevi fatto un paragone con un musicista jazz, e cioè che, raccontalo tu. The idea of Kamchatka appeared to me when I was looking the idea for a film, as you were saying. I have already worked with Marcelo Pinheiro, with the same filmmaker before, in a movie called Plata Quemada, which was an adaptation of a novel by a very good Argentinian writer called Ricardo Piña. What's his name? Ricardo Piña. Beh sì, come dicevi tu, l'idea per Kamchatka mi è venuta mentre stavo lavorando all'idea per un film. Avevo già adattato
un altro, avevo già adattato un altro film di Piniero, un romanzo di un altro scrittore argentino molto bravo, Piglia. And we have no basic idea or concept. We were looking for anything that stuck. It could have been a thriller, it could have been a science fiction movie. We even talked about that scenarios many times. And then the idea of Kamchatka appeared. And when I tried to put it down in paper, what happened was that I started to write in the first person through the voice of Harry, through this little kid who is the main character and the narrator of the book. So I tried to correct myself and to write again the story in the third person more objectively as a treatment, as I was supposed to do, but I failed again. So I kept writing, listening to what Harry was saying in a way, and I wrote a kind of short story of 60, 70 pages. And that's what I gave to the filmmaker, and I told him, I'm not sure if this is the movie you were looking for, but I do know this is going to be my next novel. E, non avevamo un'idea precisa in mente quando abbiamo cominciato a pensare di fare un film, di fare un altro film insieme. Cercavamo solo un'idea, un concetto che funzionasse, poteva anche essere un film di fantascienza per quanto ci riguardava. E poi, come dal, insomma, a un certo punto ci è venuta l'idea di Kamchatka. E allora ho iniziato a scriverla, però è successo un fatto curioso, nel senso che mi veniva naturale scrivere in prima persona, attraverso la voce di Harry, che è il ragazzino protagonista e narratore del romanzo. E allora va bene, ho ripreso la penna e ho cercato di riscrivere questa bozza di storia in terza persona, come vanno scritti, diciamo, i trattamenti per il cinema, ovviamente, ma non ci riuscivo. E allora ho capito che dovevo ascoltare la storia che Harry aveva da raccontarmi, e allora ho buttato giù una cosa come 60-70 pagine e l'ho data al regista e gli ho detto: guarda, non so se questa è la storia che cercavi, ma so per certo che questo sarà il mio prossimo romanzo. So the only thing that Piñeiro asked me was to ask the sceneggiatura first, in order for him to begin working, you know, to start what will be ultimately will be a film. But you have to have a screenplay first, because with a screenplay you go to search producers and you talk with the actors and actresses, and it's a long process that you could not start if you don't have the screenplay. So he asked me that, I said yes, and wrote the screenplay, and in this way the screenplay was some sort of a second draft of the novel. I had the short story that I wrote at first, and I had a screenplay, and after that when I sat to write the novel per se, it was very liberating for me, because I knew the story by heart, and I could improvise like a jazz musician, in the sense that, you know, jazz musicians have a theme, a kind of a basic melody that they start with, and they can start improvising and going to wherever they want, and they know they, at any time when they feel they need to, they can go back to the original melody. So that's in a way what happened to me with Kamchatka. I felt really free to go to places where the movie doesn't go. E la sola cosa che mi chiese il regista era di scrivere prima la sceneggiatura, perché potessi iniziare a lavorare al film. Insomma, è ovvio che
la prima cosa che serve per iniziare a, a fare un film è la sceneggiatura, perché è con la sceneggiatura che poi vai a cercare i produttori, gli attori e così via. È un processo molto lungo che non puoi neanche iniziare se non hai la sceneggiatura. Quindi io acconsentì e scrissi la sceneggiatura, che fu un po' come scrivere, diciamo, una seconda stesura di questo racconto, insomma. Quindi quando poi mi sono seduto e ho iniziato a lavorare sul romanzo vero e proprio, era come se avessi già, diciamo, due scritture alle spalle. E questo vuol dire che scrivere il romanzo è stato molto liberatorio, perché conoscevo la storia a memoria, e questo mi ha permesso di improvvisare, come dicevi tu, appunto, come un jazzista, nel senso che, come sapete, i jazzisti hanno un tema, una melodia di base intorno al quale possono improvvisare, sapendo che possono tornare alla melodia quando vogliono. E per me scrivere Kamchatka è stato un po' così, nel senso che conoscevo la storia così bene che ero libero di portare la storia in direzioni nuove in cui che non ci sono nel film, ed è stato appunto un processo molto liberatorio, come dicevo. Ti rilasso. Marcello, noi abbiamo condotto un piccolo sondaggio tra i lettori di Kamchatka. In assoluto il protagonista, il vincitore di questo sondaggio è il nano. Immagino. Allora, prima mi è venuta proprio spontaneo, volevo quasi interromperti, però il tuo momento di commozione era troppo reale per interromperlo con una volgare domanda, però non riesco a tenermela. Il personaggio è veramente bellissimo. Tu sei figlio unico? No. No, il nano, basically, he is my kid brother. Basically. My kid, the kid brother, who, as the character in the novel, had this mind-boggling capacity to, melt everyone, every toy that I had with a simple touch. He was the Terminator before the Terminator. Il nano è praticamente il mio fratello minore, che infatti, come il nano del romanzo, aveva la capacità di distruggere qualunque mio giocattolo al semplice tocco di un dito, diciamo. Cioè, è lui il vero primo Terminator. And of course with some stuff mixed, inspired by my daughters. And I have little kids right now. My daughters were little then. That gave me material that I'm going to be using my whole life. I think there's a passage in the novel that I remember. It was my eldest daughter. We were in a train. The train stopped in the station, filled with people, the car and the train. And when we were at the station, my little daughter, in a very shrill voice, so as everybody heard, said, "Look, mama, papa, a vagina." And not only me and my wife, because everybody in the train looked through the window like that. Vroom! Where's the vagina? And it was a virgin. A little image of the Virgin Mary that was in an altar at the train station. But well, they were an inspiration too. E ovviamente ci sono molti elementi, ho anche tratto ispirazione dalle mie figlie, che ora, appunto, come dicevo, sono grandi, ma mi hanno dato tantissimo materiale che userò per tutta la vita, credo, insomma, soprattutto quando erano piccoline. E c'è un passaggio che del libro che appunto è ispirato a una storia vera, e mi ricordo stavo con mia figlia maggiore, che al tempo era piccolina, stavamo in un treno fermi in una stazione e il treno era pieno di gente, e a un certo punto mia figlia urlò a squarciagola, indicando fuori dalla finestra: guarda mamma, una vagina. E ovviamente tutta la gente nella carrozza si girò per vedere questa vagina, che poi in realtà non era altro che la statuina di una Vergine Maria.
e appunto, insomma, quindi sono tanti episodi come questi che ho tratto dalla mia vita reale e poi ho messo nel libro. Allora, leggendo il libro ci si rende conto da italiani, ma penso che un discorso simile potrebbe valere anche per un francese, per un inglese, come già negli anni 70 il mondo fosse in realtà molto piccolo, perché giocavamo tutti con gli stessi giochi da tavolo. Da noi si chiamava risico, non mi ricordo più come si chiamava in Argentina. Teg, esatto. Tácticas y estrategia de la guerra. Guardavamo gli stessi telefilm, leggevamo gli stessi fumetti e via dicendo. Ci hai svelato, insomma, che avevi un fratello minore da cui hai tratto ispirazione per il nano. Quindi Harry sei tu. Yeah, in a way, inevitably, yes. Because it was the natural operation to do. Harvey has in the novel more or less the same age I had back then. So lucky for me, I didn't suffer the same tragedies Harvey suffers. But besides that, we for the most part had a very similar childhood. So I loved the Houdini movie with Tony Curtis and Janet Leigh, so it was kind of an obsession for me, and I loved Risico, ovviamente, and I loved the Invaders, the TV serial, Fumetti, and I loved Batman and Superman, I still do, by the way. And the Beatles, and so it was natural for me to lend my childhood to him. So it's kind of a crooked mirror for me. Beh, in un certo senso sì, ed è quasi inevitabile, è quasi naturale che sia così, anche perché Harry nel romanzo ha la stessa età che avevo io al tempo, e ovviamente io per fortuna non ho sofferto le tragedie che ha sofferto Harry, però per tanti versi la nostra infanzia è stata molto simile. Cioè anch'io adoravo il film di Houdini con Tony Curtis, ovviamente adoravo il Risico, i fumetti, Batman, Superman, che peraltro leggo e amo ancora, ero un grande fan dei Beatles come Harry, e quindi ovviamente sì, c'è tantissimo della mia infanzia nel personaggio di Harry, è un po' come uno specchio distorto, diciamo, in cui mi sono riflesso. La Kamchatka del Risico, i rospi, i batteri, Houdini, sono tutte delle immagini bellissime di resistenza, che raccontano appunto come è possibile non soccombere a una situazione difficile e addirittura uscirne migliori, in un certo senso. Vuoi parlarcene? Non tutte e quattro, se vuoi anche solo una di queste quattro. I think we all tend to try to understand reality through what we know, through the tools we have at hand. And that are the tools that a child has. The games they play, the books they read, the TV they watch, even but nowadays, video games. So that's in a way what Harry tries to do, Harry as a child, to try to make sense of a senseless situation, of a tragic situation, through the tools he has. And so he uses Superman's Fortress of Solitude. It helps him in a way to understand this need to sometimes to be alone in the midst of the cold, but you have to be alone to think clearly. And he uses the Risico board,
and obviously inspired by his father, who's doing this very much on purpose to try to understand that they are in the midst of a kind of war, absolutely unjust, unfair war, because on one band there's the state with all its might, and the other band it's a bunch of young people with not very useful guns, but kind of in the midst of a battle. So I guess in a way that's what I tried to do too when I was Harry's age. As I said, I wasn't very much a guy who wrote newspapers or saw the TV news, but as I felt that something awful was happening, I tried to use these marvelous tools that fantasy and literature and cinema gave to me to understand what was happening and to try to find the kind of light at the end of a tunnel. Penso che tutti noi cerchiamo di comprendere e di dare un senso alla realtà attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione, e quelli che hai descritto tu sono gli strumenti che ha a disposizione un bambino, e che poi sono i giochi, i libri, la televisione, oggi anche i videogiochi. E Harry fa quello, cerca di utilizzare gli strumenti che ha per dare un senso a una situazione che senso non ha, a una situazione che è tragica, e quindi per esempio utilizza la fortezza della solitudine di Batman per per spiegare il suo bisogno di stare solo a volte, per pensare, e ovviamente il risico diventa ed in questo ovviamente il padre di Harry gioca un ruolo importante, nel senso che non a caso lo fa giocare tanto a risico, perché anche per il padre diventa una maniera per spiegare al figlio come in realtà sono nel bel mezzo di una sorta di guerra, del tutto impari, del tutto ingiusta, perché hai, diciamo, da un lato tutta la forza dello Stato, tutta la forza dell'esercito, e dall'altro invece hai un gruppo di giovani con delle pistole malfunzionanti, quindi insomma una guerra impossibile da vincere per tanti versi. E anch'io quando ero piccolo, in un certo senso, ho fatto la stessa cosa. Come dicevo prima, non leggevo i giornali, quindi non mi rendevo bene conto di quello che stava accadendo, però ricorrevo agli strumenti della fantasia, dei libri, del cinema per cercare di capire che cosa stava accadendo intorno a me e per cercare anche di trovare una luce in fondo al tunnel. Marcello, noi avremo tantissime domande da farti, però in sala sappiamo che ci sono dei gruppi di lettura che sono molto curiosi di domandarti qualche cosa, quindi inviterei loro stessi a rivolgerti qualche domanda. Grazie. Very well prepared. ho letto il tuo romanzo, mi ha molto ho letto il tuo romanzo e mi ha molto emozionato. Adesso questa sera ho capito perché questa corrispondenza nella tua emozione. Mi chiedo e ti chiedo se il tuo romanzo, ma anche i film come Sur e Tangos, L'esilio di Caldela di Solanas, e soprattutto le immagini Ausencias di Gustavo Germano, ma anche i testi del tango tutto sommato, siano un modo per ricomporre
e dare un nome, un volto a ciò che si è amato e che si è perduto. E senza l'odio, senza odio. I think it was one of the main reasons I had to write something like Kamchatka. What I really needed when confronted with the enormity of this pain, of this tragedy, what I needed to prove, first of all, to myself, was that there was a possibility to find some hope even in the midst of that disaster. If there was something useful or beautiful that we can grasp, that we can use to overcome this feeling of pain, of defeat. And 10 years, 11 years later, I would like to think that I found that, because if there weren't hope of any kind in Kamchatka, I would not be here tonight, and you would not be there. Beh, senz'altro uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere Kamchatka è stato il bisogno di confrontarmi con l'enormità di questa tragedia e di dimostrare a me stesso che c'era la possibilità di trovare una speranza e anche di trovare una bellezza nel mezzo anche di una tragedia così enorme come quella che è stata la dittatura argentina. Ed effettivamente, in un certo senso, e di sapere che anche in quella situazione lì ci sono delle cose a cui ci si può aggrappare per superare il senso di dolore e di sconfitta che inevitabilmente uno prova in una situazione del genere. E devo dire che oggi, dopo tanti anni, penso di averla trovata quella speranza, e anche perché altrimenti probabilmente io non sarei qui e voi non sareste qua a sentirmi. In a way, what Kamchatka names, or what Kamchatka gives body and a language to, are precisely the desaparecidos. As I said before, these movies and novels that came before Kamchatka, they were very, I don't know, lacking in imagination. And what Kamchatka does, in a way, is to... it gives faces to mom and dad. It shows not only how they worked in politics, it shows how they loved each other. It shows how difficult for them was to be children of their own fathers. It shows the decision they consciously made regarding their own children, because as many other Argentinians, they could have left the country. But what I think is that in a way they thought that there was not going to be a better lesson for their own children, that this of the generosity they had
with their other fellow human beings that were being too persecuted, kidnapped, tortured, and killed. E in un certo senso sì, come dicevi tu, quello che ho cercato effettivamente di fare con Kamchatka è di dare un volto, un corpo, una parola ai desaparecidos, perché come dicevo prima, nei film e nei romanzi che erano usciti prima di Kamchatka, diciamo che gli mancava un po' di fantasia a questi romanzi, mettiamolo così, diciamo che i militanti erano descritti tutti in maniera un po' macchiettistica, volendo, o comunque in maniera molto simile. E quello che ho voluto fare con Kamchatka è stato appunto dare un volto a questi personaggi, e quindi i genitori di Harry, prima che militanti, sono una mamma e un papà che si amano, sono dei figli, anch'essi, con anch'essi dei genitori con cui faticano a relazionarsi, sono delle persone che si sono trovate a fare delle decisioni, a prendere delle decisioni difficilissime, soprattutto in merito ai loro figli, e sto parlando in particolare della scelta di rimanere in Argentina, perché come tanti militanti sarebbero potuti scappare dall'Argentina, ma che invece hanno scelto di dare la lezione più importante che si può dare a un figlio, che è quello di essere generosi nei confronti degli altri esseri umani che in quel momento in Argentina erano perseguitati, torturati e uccisi. Imagine that in the Argentina that was where when I wrote this, this generosity was the most punk, transgressive, rebellious lesson that I could dream of thinking of on my own children. E appunto mentre scrivevo il libro, pensavo che questa era la lezione più punk, più ribelle, più rivoluzionaria in assoluto che qualcuno può dare ai propri figli. Posso? Mi ha colpito che lei abbia nominato... Wait. Okay. Mi ha colpito che lei abbia parlato di Calvino, perché ci ho pensato anch'io, ho finito di leggere il suo libro, perché anche lui ha questa sensazione, finita la guerra di liberazione, che bisognasse scrivere qualche cosa sulla resistenza, e però non trovava le parole, e la via di fuga in qualche modo è stata quella di farlo raccontare nel sentiero dei Didi di Ragno da Pin, un bambino anche lui, forse era quello un modo, mi è venuto in mente, però non era questa la domanda. Le volevo chiedere, lei parla molto del tempo nel suo libro e dice una frase, tante volte la ripete, il tempo accade tutto insieme. Ci vuole dire qualche cosa su questo? In fact, if you listen to the scientists, that's what they say. That time it's not this is very Calvinesque too. Time it's not a straight arrow. Time is a hole that we can only live one moment at a time. But at this very moment, the time of your own childhood is still happening, and the time of I don't know, of your old days is there too, and this does not go against free will. If you are what you are in every slice of time, is because you have made the decisions you could make. But I always find this notion very fascinating, because physically, that's what a book is. Between the covers of a book, you have the whole of time of
that characters that you're going to be able to know about. You can read in the same way you read the Bible or that I read Shakespeare, you jump and you skip parts or the I Ching or and you open wherever and you read something that something made sense for you and at the time you don't need to read necessarily the book from the beginning to the end. That also is a very Cortázarian way of thinking the time. I'm talking about Julio Cortázar, the Argentinian writer who I love and who wrote this novel called Rayuela, Hopscotch, that you can read starting in the order you want to. But that's already too long, no? Sorry. La cosa curiosa è che insomma questa nozione di tempo, del tempo che avviene tutto nello stesso momento, in realtà è confermata anche dalla scienza, nel senso anche la scienza dice che il tempo non è lineare, diciamo, ma è piuttosto come un insieme in cui il tempo della nostra infanzia, il tempo della nostra vecchiaia avvengono tutti, esistono nello stesso momento, cioè in questo istante esiste sia il tempo della tua infanzia che quello della tua vecchiaia. E secondo la scienza questo non va contro la nozione di libero arbitrio, nel senso che in ogni istante della tua vita sei libero di fare certe scelte. E io ho sempre trovato questa nozione molto molto affascinante, perché in un certo senso è un po' quello che è un libro, cioè nel senso tra le due copertine di un libro tu hai tutto quello che puoi sapere di quella storia lì, e hai le vite intere dei personaggi di quel romanzo e non sei costretto a leggerlo, diciamo, in senso cronologico dall'inizio alla fine, cioè lo puoi anche leggere un po' come faresti con la Bibbia o con gli I Ching, cioè puoi anche aprire una pagina e leggere solo un passaggio che a seconda della fase in cui tu stai della tua vita assumerà un significato di un certo tipo, insomma. E ecco, questa era una nozione molto cara a Cortázar, che è uno scrittore che amo tantissimo, per esempio. And I think we have intuitions about this all the time, and that in a way that stuff that we usually name as our conscience, when we are going to take this decision, I think it's not the conscience in a Christian way. I think in a way it's our future selves that are trying to lure us and saying, please don't fuck up, because our future is not going to be what it should be. Secondo me a volte abbiamo delle intuizioni che effettivamente è così. Nel senso che spesso, secondo me, ci capita che quando ci troviamo di fronte a un bivio, insomma, di fronte a delle decisioni importanti, sentiamo la coscienza che ci spinge in una direzione piuttosto che in un'altra. E non sto parlando ovviamente della coscienza in senso cristiano. E mi piace pensare che in un certo senso quello è il nostro io futuro che ci sta chiamando in una direzione, che ci sta dicendo, guarda, non fare cavolate, perché altrimenti il futuro non sarà come sarebbe dovuto essere. I would like to thank you very much. Thank you, because you gave me a hope. Thank you. Okay, so it makes the writing of Kamchatka something that has sense for me. Thanks a lot. Thank you very much. That's everything I can say. No, la signora ha ringraziato Figueras perché gli ha dato speranza, e allora lui ha risposto che è molto contento, perché vuol dire che allora il libro ha un senso, il senso che volevo dargli. What sometimes I think that most writers forget, because we have great egos, is that you're not writing for yourself, you're writing for some sort of ideal reader that most of the time you don't know about.
I think what you do when you start to write is you're proposing a game to somebody else, and you're trying to make the game as attractive as you could, because if you don't find somebody else who's going to play, there's no use. So for me, what I write, it only makes final sense when I find someone to play with. The book is only ended, complete. I sound like Jerry Maguire, right? I'm sorry. When somebody else enjoys it. Sì, penso poi anche che noi scrittori spesso ci dimentichiamo, perché abbiamo degli ego molto molto grandi, che in realtà noi non scriviamo per noi stessi, ma scriviamo per uno scrittore ideale, che in molti casi non conosciamo neanche. Però per me, quando inizi a scrivere un romanzo è come se stessi elaborando un gioco, e devi cercare di rendere il gioco più attraente possibile per trovare qualcuno con cui giocare. Insomma, come da bambini, se non si trova un ragazzino con cui giocare non ci si diverte, non si vive. Lo stesso è per gli scrittori. Cioè, a me mi sembra, quello che sento io è che non ho, che il romanzo non è veramente compiuto finché non ho trovato qualcuno con cui giocare. Cioè, per me ha solo senso scrivere se la lettura di quel romanzo dà piacere a qualcuno. I know playing with yourself can be fun. I know this sounds dirty, but playing with many people is always funnier. E ovviamente sì, giocare con te stesso può essere divertente, e non vorrei essere frainteso, però è ovvio che giocare insieme ad altre persone è sempre molto molto più divertente. Okay. Ecco, il libro è bellissimo, non dico altro, veramente ogni pagina è un'avventura, è stupendo, però mi rendo conto che c'è stasera, c'è una domanda grossa sotto questo libro. Io sono qui vicino a tantissimi ragazzi splendidi, sono qui vicino a me, e mi chiedo, e già la domanda è tanto, ma può risuccedere? Punto interrogativo. Se senza il punto interrogativo è drammatico. Credo che qualcosa lei ce l'abbia già detto su che cosa è stata questa esperienza. Noi, veramente mi chiedo, e le chiedo a lei, non so se lo chiedo a lei come scrittore, a lei come argentino, come Harry, ma può risuccedere tutto quanto questo? Sono anni così vicini a noi, questi gli anni che lei, di cui lei ha parlato. Mi sembra che lei, quando parlava prima dell'amnistia che era stata fatta soltanto per i militari e non per la società civile, già una risposta ce la dà. Però io vorrei risentirmelo dire questa cosa, che non deve risuccedere, in qualche modo non deve risuccedere. Grazie. Sadly, yes, I do, that something like that can happen again. For instance, we have general elections next year, 2015. And amongst all the things that are going to be at stake next year, is the whole question of justice. If some people that I dread and about get elected, it is very, very possible that everything got stuck and almost to square one again. And I feel the same thing when I look around, not only looking on Argentina. I always ask myself, if the Spanish people, who I love deeply,
had managed to make justice regarding the civilian war in the 20th century and the abuses of the regime of Franco. They will be different now. They will not be enduring what they are enduring right now. Sì, purtroppo penso di sì, penso che potrebbe accadere nuovamente, e anche perché appunto la storia non va sempre avanti, come dimostra anche il caso dell'Argentina, dimostra che c'è sempre il rischio di tornare indietro, e penso per esempio al fatto che l'anno prossimo abbiamo le elezioni politiche in Argentina e c'è il serio rischio che se coloro che temo vengono eletti, c'è il rischio che sul fronte della giustizia e di tutto quello che è stato fatto in questi anni, c'è il rischio che si torni indietro di 20 anni, cioè che veramente si torni punto e da capo, e questo ovviamente sarebbe una tragedia immane per il nostro paese. E penso anche per esempio quando guardo agli spagnoli, che è un popolo che adoro, e spesso mi chiedo se fossero riusciti a fare luce, a fare giustizia su quello che è avvenuto durante la guerra civile, sugli abusi commessi dal regime di Franco, forse non si troverebbero a vivere la tragedia, diversa ovviamente, ma pur sempre la tragedia, che stanno vivendo in questo momento. Because when we grown-ups fuck up, they are the only hope we have. So we have to make them learn and to keep that story fresh, if you don't want them to commit the same mistakes we did. Perché il fatto è che quando noi adulti facciamo casino, l'unica speranza di rimettere le cose a posto sono i giovani, e per quello è così importante mantenere viva e fresca la memoria di quello che è successo, per fare in modo che loro non facciano gli stessi errori che abbiamo fatto noi. No, volevo dire che diamo spazio all'ultima domanda, perché siamo in chiusura. Allora, io volevo dirle che io e Harry abbiamo in comune l'esperienza devastante di Marcellino e Panivino. Io avevo 5 anni, era un trauma. Questo libro è geniale per certi aspetti, cioè oltre a essere bellissimo, ma questa metafora della Kamchatka mi ha fatto pensare, no, che ognuno di noi cerca, comunque trova la sua Kamchatka, la sua possibilità. Allora, pensando a lei che ha trovato questo modo così fresco di rappresentare anche i bambini, io ci lavoro con i bambini, quindi me lo sono goduto proprio, no? E mi chiedo, la sua Kamchatka è stata la scrittura? Yes, of course. No hesitation about it. Yeah, the stories, la scrittura, il romanzo, la sceneggiatura, i fumetti, even the journalistic articles that I've made. Yes, I think every writer writes for different reasons. One of the main reasons for me is to learn and to understand what I cannot learn or understand through any other way. I don't know, if I had been a philosopher or a psychologist or a scientist, maybe I would have had another tools to try to make sense of my world, but I only loved books and movies and music, and this is what helps me to understand better. In every story I've written, it always made me research about things that I would have never done
if I haven't had the excuse of a story. And most of them, they raise, they have to do with questions that I need to answer. Well, Kamchatka, maybe it's, but the answer is clear for me now. But with the novel I wrote before Kamchatka, I was trying to understand how the victims of the military regime in Argentina never resorted to violence as a way of obtaining justice when Argentina was not giving them justice. I mean, I understood in here the greatness of the Madres of Plaza de Mayo, the greatness of the Abuelas, the greatness of Hijos, this grouping of the sons of the disappeared. But in my heart, when I thought, if it had been my fathers or my daughters or my friends, would I have been so great as them? I needed to find an answer for that, and it came in the form of a novel. But it always is like that for me. So yeah, the writing is my Kamchatka in here, but also in here. Grazie. La risposta non può che essere ovviamente sì, e parlo della scrittura nel senso più ampio, cioè nel senso, io che sia una storia, una sceneggiatura, un fumetto, anche un articolo di giornale, e, insomma, ovviamente tutti gli scrittori scrivono per motivi diversi, e io personalmente scrivo per imparare, per capire quello che non potrei imparare e capire altrimenti, cioè se fossi un filosofo o uno scienziato avrei altri strumenti a disposizione, ma quello che mi piacciono sono i film, sono i libri, è la musica, e quindi questi sono gli strumenti che io posso usare per cercare di capire la realtà e la vita. E ogni storia che ho mai scritto, cioè le storie che scrivo mi danno sempre, diciamo, la scusa per andare a fare delle ricerche su cose che altrimenti non sarei riuscito a indagare e alle quali sento di dover dare una risposta. E c'è sempre una domanda, diciamo, alla base di qualunque cosa, di qualunque cosa che scrivo. E penso, per esempio, insomma, ora il senso di Kamchatka forse non mi era così chiaro quando lo stavo scrivendo, però ora mi è chiaro. Però se penso al romanzo precedente, la domanda che mi ponevo e che mi ha spinta a scrivere il libro è stata, cioè no, io non riuscivo a capacitarmi del fatto che le vittime, i parenti, le vittime della violenza, i parenti dei desaparecidos, della gente uccisa dal regime, non avesse mai fatto ricorso alla violenza per ottenere giustizia nel momento in cui lo Stato questa giustizia non gliela dava. E penso alla grandezza d'animo delle madri o delle nonne di Plaza de Mayo o dei figli dei desaparecidos. E diciamo, la domanda che mi tormentava era, ma se io fossi stato, ma se fosse stato mio padre o mio figlio o anche solo un mio amico a essere ucciso dal regime, io avrei avuto la stessa grandezza d'animo di queste persone? E appunto l'unica maniera per rispondere a quella domanda era scrivere un romanzo. Quindi assolutamente sì, la scrittura è la mia Kamchatka. Sì. Can I say a couple of things before wrapping this up? First of all, thanks to my editors, to the people of L'Asino d'Oro. Thanks to la gente della libreria, anche. Thanks to them also, please. uh,
And thanks to you, this is not something I say every time. Giovanni can be witness. There is Giovanni. This is an evening I'm not going to forget. First of all, and secondly, he's been brilliant. But if there's a next time, I'll do my best to speak in Italian. Thank you. Grazie a Marcelo Figueras. L'autore rimarrà qui per chi di voi vuole farsi firmare la copia.